I volontari della Croce Bianca sono appena partiti, anche di Natale. Sì, noi garantiamo il servizio di copertura emergenza in tutti i giorni dell'anno, compreso Natale e le feste principali. Quindi anche quest'oggi ci sarà un'ambulanza per l'emergenza con 3 persone a bordo a servizio della cittadinanza per coprire ogni eventualità, ogni emergenza che dovesse presentarsi. E quali sono le maggiori emergenze che si presentano proprio in questo ambito natalizio? Beh, nell'ambito natalizio può capitare di tutto, può capitare dall'infarto fino ai traumi, problemi legati ad incidenti, a sinistri di qualsiasi genere. Ad ogni modo il nostro personale è ormai un personale esperto, formato, adeguatamente preparato per prestare soccorso su ogni tipo di incidente che venga a verificarsi. Chi dobbiamo chiamare se dovessimo trovarci in necessità? Dunque, per l'emergenza si passa sempre attraverso la centrale del 118, la quale poi pensa a prendere i principali rilievi del sinistro che è occorso e far partire immediatamente l'ambulanza, in questo caso noi, e recarsi sul posto del sinistro, in modo tale da arrivare già con un'informazione riguardo quello che verrà trovato e quindi essere già adeguatamente preparati per intervenire. Colgo l'occasione di questa intervista per ringraziare prima di tutto i volontari che si rendono disponibili non solo quest'oggi ma tutto l'anno a servizio della cittadinanza, e colgo l'occasione per augurare un buon Natale e un felice 2020 a tutti gli eredi.